Buongiorno a tutti da Matteo Gracis, io sono un giornalista indipendente e un pensatore libero. Ma questo video, questa diretta sarà un po' una specie di ritorno alle origini, origini fino a un certo punto, nel senso che sarà una live tranquilla in cui condividerò una serie di riflessioni, notizie, spunti, un po' come facevo all'inizio della pandemia. Perché di sì, io non è che mi occupo solo di questo argomento, chi mi segue un po' lo sa, anzi è da tempo che sono anche stufo di occuparmi di questo argomento, però di tanto in tanto ci devo tornare per forza di cose, perché succedono una serie di cose che mi fanno sentire la responsabilità di tornarci. E poi perché leggo i vostri feedback, i commenti, cerco di avere un po' un'idea dei sentori, no, popolari. E quello che sta succedendo va almeno commentato, credo, va almeno commentato, perché c'è tanta paura in questo momento, ci sono tante persone che stanno perdendo la speranza, persone che si sentono rassegnate, persone che si sentono sole, isolate. E questo non va bene, ok? Ora io non voglio parlare a nome di nessuno e non voglio nemmeno parlare a una categoria di persone in particolare. Certo è che a tutti coloro che in quello che stiamo vivendo non vedono nulla di folle, nulla di strano, non vedono alcuna anomalia, io non ho nulla da dire. Io non ho nulla da dire. Se a voi pare che tutto quello che stiamo vivendo vada bene così, faccia parte, tra virgolette, dell'emergenza, io veramente non so che cosa dirvi. Vi lascio assolutamente con le vostre convinzioni. È chiaro che la vediamo in maniera molto diversa. Rispetto il vostro punto di vista, vi invito a rispettare il mio e quello degli altri. Però ecco, più di questo non so che cosa dirvi. Giunti a questo punto, veramente alzo le mani con determinate persone, cioè con coloro che hanno scelto di vaccinarsi, di fare la prima, la seconda e adesso la terza dose, e poi quando ne arriverà una quarta faranno anche la quarta, senza problemi. Se ce ne dovesse essere una quinta, una sesta, una settima, continueranno a dire va bene, andiamo avanti così. Con tutti coloro che accettano questo lascia passare che hanno chiamato Green Pass in Italia, per loro e per gli altri, per tutti coloro che accettano questa nuova normalità fatta di un'emergenza continua, di mascherine dappertutto, anche nei confronti dei bambini, per coloro che credono che stiamo vivendo in una democrazia normale, che tutto quello che stiamo vivendo non ha nulla di strano, ripeto, a loro non ho niente da dire. A voi non ho niente da dire se qualcuno mi sta guardando. Poi siete liberi di guardarmi comunque, di prendere in giro, di farvi le risate, di puntare il dito, di etichettare. Siete liberi di fare quello che volete, chiaramente. Però io in questo caso soprattutto mi rivolgo a tutti gli altri. E sono tanti tutti gli altri. Sono tanti. Ecco, questa è la prima notizia. Se invece là fuori qualcuno si dovesse sentire solo in questo momento, sappia che non è solo. Anzi, è che ci vogliono far sentire soli. Perché di sì, perché è un gioco che da sempre funziona così. Le minoranze cercano di isolarle il più possibile, cercano di farle sentire ancora di più minoranze, in maniera tale da poterle trasformare in maggioranze, da poterle convincere che il loro pensiero sia distorto, sbagliato, malsano. Io parlo a loro, io parlo a voi, ok? Perché faccio parte di quella minoranza. E faccio parte di una minoranza, oggi lo voglio precisare più che mai, che non ha mai negato l'esistenza del SARS-CoV-2, che non ha mai negato l'esistenza del coronavirus. Faccio parte di una minoranza che non è contro i vaccini a priori. Faccio parte di una minoranza che semplicemente non accetta questo nuovo stile di vita come una nuova normalità, che non accetta che la propria libertà venga limitata in nome di una sicurezza finta,
che non accetta di aver più paura di morire che voglia di vivere. Io faccio parte di questa minoranza. E dovessi essere anche l'ultimo essere umano sul pianeta Terra a pensare queste cose, pazienza, pazienza. A me non fa paura essere una pecora nera, una voce fuori dal coro, essere isolato. Mi rendo conto che invece a molti fa paura questa cosa qua, perché ognuno di noi ha i propri valori, ha il proprio carattere, il proprio temperamento, la propria attitudine, ok? A me non me ne frega niente, non me ne è mai fregato niente. Tanti invece si sentono invece... non si sentono a loro agio in questa situazione. Perfetto, allora io parlo a tutti voi, soprattutto. Ora... c'è un'escalation che va avanti da quasi 2 anni ormai, da 1 anno e mezzo abbondante. C'è un'escalation di limitazioni, di divieti, di privazioni delle nostre libertà. Questo divieto ad alcune persone va bene, ad altre no. A me non va bene. Ora, coloro che invece hanno accettato di seguire a testa bassa e di accettare tutte le indicazioni delle autorità e delle istituzioni. Dico questo, è una vostra libera scelta e io la rispetto. Voi però dovete accettare chi invece non la pensa come voi. È chiaro? Dovete accettarlo questo. Avete deciso di vaccinarvi, liberissimo, liberissimi di farlo. Ma non potete avere paura di chi non si vaccina, altrimenti siete i primi Novax. Perché vuol dire che mettete in discussione l'efficacia del vaccino che avete scelto di farvi. Capite? Allora mettetevi d'accordo con la vostra testa prima di tutto. E in secondo luogo, a tutti coloro dico una cosa, così come dico una cosa alle istituzioni. Dovete accettare che una larga fetta della popolazione, questo vaccino, non se lo farà mai. Mettetevi il cuore in pace. Ok? Personalmente sono pronto ad andare in prigione, sono pronto ad andare in galera, potete arrestarmi, fatelo subito. Ma non perché non voglio farmi il vaccino contro il Covid-19, perché metto in dubbio la sua efficacia, perché penso di avere un buon sistema immunitario, perché non credo nella narrazione ufficiale dei fatti, non per questi motivi qua, ma perché nessuno mi può obbligare a fare qualcosa, nessuno, mai. È chiaro, quindi potete dare i premi, fare le multe, mettere le limitazioni, lascia passare, potete fare quello che volete. Io non mi vaccinerò mai finché non avrò eventualmente deciso di vaccinarmi, ok? Solo a quel punto eventualmente mi vaccinerò e credo che anche tante altre persone la pensino in questo modo. Dovreste, piuttosto di continuare ad andare avanti con le limitazioni, cercare di convincerci. Cercare di spiegarci perché vaccinarsi, cercare di argomentare le vostre tesi. Solo così potrete ottenere un risultato nei confronti di quelli come me. Questo messaggio è veramente un messaggio, tra virgolette, di pace, di diplomazia per le autorità. Se volete arrivare a quel risultato, ovvero di vaccinare il 95% della popolazione, così non ci arriverete mai, anzi, bene, fate queste premesse, vediamo che cosa sta succedendo. Io credo che abbiamo a che fare con un presidente del Consiglio che è assolutamente distante dalla realtà. Credo che viva su un altro pianeta. Diffonde bufale e fake news e adesso ve lo faccio vedere per l'ennesima volta. Il nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi, diffonde fake news. Ora, se i social vorranno censurarmi questo video, chiaramente anche loro sono liberi di farlo. Però prima verificate anche voi quello che sto dicendo. E adesso vi faccio vedere quali sono le fake news che il nostro presidente del Consiglio continua a dire. Perché non ne ha detta una, ne dice in continuazione e nessuno lo contesta in Italia. Né un giornalista, né una forza politica, perché ormai c'è un unico megafono. Ora, queste sono le affermazioni di Mario Draghi di ieri. Dobbiamo tornare alla normalità,
con la ripresa delle attività in presenza. Abbiamo deciso di estendere il Green Pass perché è uno strumento che funziona, accettato dalle persone e monitorato. Una soluzione più accomodante rispetto all'obbligo. Con queste parole, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nei confronti dei sindacati, avrebbe motivato, giustificato la nuova decisione, che è quella di allargare l'obbligo del Green Pass anche ai lavoratori pubblici e privati. Ora, precisiamo un particolare, che quest'obbligo sarà attuato con un nuovo decreto, non con la legge che è stata approvata e convertita di recente dal Senato, ok? Che riguarda invece le limitazioni delle libertà riguardo ristoranti, palestre, musei, eccetera. Quindi questa cosa non è ancora legge, però molto probabilmente lo diventerà. Fatta questa precisazione obbligatoria, Draghi la motiva in questo modo: dobbiamo tornare alla normalità con la ripresa delle attività. Abbiamo deciso di estendere il Green Pass perché è uno strumento che funziona, lui dice. Ora lo so che non dovremo ragionare per meme, però i meme in questo momento probabilmente ci aiutano a capire un po' meglio le cose, a usare anche un po' più la logica. Questo è quello che io invito a fare dal giorno zero, se ben ricordate. Io ho sempre invitato a fare solo una cosa: a coltivare beneficio del dubbio e pensiero critico. E mi pare che invece in una larga fetta della popolazione beneficio del dubbio e pensiero critico siano completamente spariti, e allora bisogna usare i meme, perché di fronte a un Presidente del Consiglio che ci dice che il Green Pass funziona, poi vediamo le altre affermazioni, fatemi capire se ho capito bene. Questo è il Green Pass spiegato per disegnini, no? Allora, Mario ha il vaccino e il Green Pass, giusto? Perfetto. Luigi fa il tampone ma non ha il vaccino. Mario e Luigi vanno insieme al ristorante. Mario non sa di essere positivo, ma ha il Green Pass ed entra senza tampone. Ok, mi seguite? Luigi ha il vaccino, non ha il vaccino, scusate, quindi fa il tampone ed è negativo ed entra. Adesso anche Luigi ha il Covid, preso da Mario che ha il Green Pass. Questo sarebbe uno strumento che funziona? Domando a Mario Draghi, come al solito, potessi intervistarlo o potessi essere presente alle conferenze stampa insieme agli altri giornalisti, farei questa domandina qua, gli chiederei: è in questo modo qua che il vostro Green Pass funziona? Dopodiché gli chiederei un'altra cosa. Lui dice: è uno strumento che funziona, accettato dalle persone. Capite perché dico che questa persona è lontana dalla realtà? Perché, signori, è da mesi che gli italiani scendono in piazza manifestando, soprattutto nelle ultime settimane dall'introduzione del Green Pass. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, di milioni di persone nel corso di quest'ultimo mese, che hanno riempito le piazze di intere città, da Torino a Venezia, da Bologna a Napoli, Roma e avanti così. E continuano a farlo, nonostante tutto, nonostante le ferie, nonostante eccetera eccetera, per protestare contro il Green Pass. Ma da chi è accettato? Ma da chi? Sono tutti contro questo Green Pass. Gli unici che lo accettano sono le istituzioni e i loro amichetti, da partire dai mass media e tutti gli altri che gli vanno dietro. Ma non è uno strumento accettato dalle persone. Però probabilmente la nostra pressione politica non è stata sufficiente e quindi probabilmente dobbiamo farne ancora di più per far rendere conto a tutti, compreso Mario Draghi, che non è uno strumento accettato dalle persone. Ora, perché ho messo una bandierina italiana all'inizio della diretta qua su Facebook, nel titolo? Perché questo Green Pass è una prerogativa italiana. Stiamo introducendo il Green Pass più limitante di tutta l'Europa e di quasi di tutto il mondo, tolte un paio di dittature conclamate. Ok? Andate a verificarlo se non mi credete. Nemmeno la Francia. Ricordate la Francia che è stata un po' l'apripista, no? Dove sono scesi in piazza milioni di persone per settimane. Nemmeno la Francia è arrivata ai livelli a cui sta arrivando l'Italia. Quindi è una roba tutta nostra. E perché? Per quale motivo? Ora, il tasso di vaccinazione dei cicli completi in Italia è circa del 75%, ok? Abbiamo una delle percentuali più alte del mondo. E allora perché facciamo una legge
che porta le persone a vaccinarsi ancora di più? Che cosa c'è dietro? Che cosa c'è? Perché uno se lo deve domandare, porca di quella miseria, o no? O non ci domandiamo più niente, perché altrimenti siamo complottisti. Qualsiasi domanda in questo mondo che ci facciamo, siamo dei complottisti. Eh no, signori miei. Eh no, è questo il pensiero critico, è farsi delle domande. Perché, nonostante siamo uno dei paesi al mondo col più alto tasso di vaccinazione Covid-19, intorno al 75%, introduciamo una legge che porta le persone a vaccinarsi ancora di più? Perché? Qual è il motivo? Perché non è vero che funziona, l'abbiamo visto, e non è vero che è accettato dalla popolazione. Allora, qual è il motivo? Non lo sappiamo, però andando un po' indietro nella storia, possiamo tornare al 2014, quando c'è stato questo evento che secondo me è abbastanza importante e probabilmente a un'ipotesi è collegato. L'Italia a capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale. Ok? Andatevela a cercare queste notizie, poi io ve le lascio come al solito nella descrizione del video su YouTube. Nell'ambito del Global Health Security Agenda, lo scorso venerdì l'Italia è stata designata quale capofila per i prossimi 5 anni delle strategie e campagne vaccinali nel mondo. A ricevere questo prestigioso incarico alla Casa Bianca a Washington, il ministro Lorenzin e il presidente dell'AIFA. Ok? Bene. Questo era il 2014. Cosa è successo? Un paio di anni dopo è entrata in vigore la legge Lorenzin, che obbligava le vaccinazioni pediatriche, 10 vaccini per i bambini, compreso il vaccino per l'epatite B, reso obbligatorio in Italia a fronte di una tangente sentenza condanna in via definitiva al nostro ex ministro De Lorenzo da parte della Glasgow, multinazionale nel mondo dei vaccini, che ha pagato per rendere obbligatorio un vaccino. È storia, non è complottismo. Cercate dove volete, su Wikipedia, sugli atti giudiziari, sui giornali, è storia, ognuno può verificarla. Ecco, tra i 10 vaccini c'era anche quello, così come c'era il tetano, che la Lorenzin in TV, in Mondo Visione, disse che era contagioso, tanto per far capire la competenza di queste persone, e altre patologie. Perfetto. Ecco, era il 2014, non sappiamo se questo accordo è stato prorogato, ma mi sembra abbastanza verosimile che l'Italia in questo momento funga da terreno di sperimentazione a livello globale, no? Per vedere come reagiscono le persone, per poi magari adottare le politiche in altri stati dell'Unione Europea o dell'Occidente. Potrebbe essere, come potrebbe essere un'ipotesi completamente sbagliata. Allora ce lo dicano loro, perché nonostante abbiamo il 75% di vaccinazioni vogliono continuare a insistere su questa strada. Ma torniamo sulle bufale del Presidente del Consiglio. Ve l'avevamo fatto vedere il 24 luglio in un articolo dell'Indipendente: la conferenza stampa di Draghi è piena di fake news. Qua potete trovare i link e tutto quanto. Vi ricordate quelle famose affermazioni? Non ti vaccini, ti ammali, muori. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Il Premier ha avuto il coraggio in una conferenza stampa di dire non ti vaccini, ti ammali, muori. Ok? Per una cosa del genere un Presidente del Consiglio dovrebbe dimettersi dopo 2 ore dalla conferenza stampa, perché dovrebbero esserci delle forze politiche, delle forze sociali, delle forze mediatiche che gli dicono: signor Presidente del Consiglio, lei non ha idea di quello che sta dicendo. Sta dicendo una falsità totale, non può dirla con quella sicurezza davanti alle telecamere, come se dicesse una verità assoluta, perché è falso. È falso, e sapete perché è falso? Andate a verificare i dati se volete. Perché quando disse questa frase, quindi sto parlando di fine luglio 2021, ai tempi, fino a quel momento, gli italiani contagiati di Covid in Italia erano fino a quel momento 4,5 milioni. 4,5 milioni, ok? Positivi, certificati, non quelli che hanno avuto il Covid. Probabilmente sono stati altrettanti o 10 volte tanti, non lo sapremo mai. Però quelli che avevano avuto il tampone positivo a fine luglio 2021, 4,5 milioni di italiani, che rappresentano circa il 7-8% della popolazione, tutte persone che ancora non avevano il vaccino, tutte persone che non sono morte, o meglio, non tutte. Di quei 4,5 milioni di persone, ne sono morte 130.000. E anche lì dovremmo andare a vedere, perché sapete che il conteggio dei decessi è un argomento molto complesso. In Germania li hanno calcolati in un modo, in Italia in un altro, in Cina in un altro ancora, eccetera. Ma prendiamo per buoni i numeri ufficiali, badate bene, sto parlando di numeri ufficiali, Protezione Civile, Istituto Superiore della Sanità, OMS, sia chiaro, cito solo quei numeri là. Benissimo, se quello che ha detto Draghi fosse vero, ovvero non ti vaccini, ti ammali, muori, sarebbero dovute morire 4,5 milioni di persone.
non sono morte 4 milioni e mezzo di persone, sono morte 130.000 persone, quindi quello che lui ha detto è falso. È falso anche perché continuiamo a vedere invece persone che stanno morendo e si stanno contagiando anche se si sono vaccinate. Ok? Poi che siano di più o di meno delle vaccinate, anche là è tutto da stabilire. Israele ci sono dei dati molto discutibili, in Svezia altri ancora, in Inghilterra non ne parliamo, eccetera, eccetera. Io adesso oggi non voglio perdermi in questa disputa delle statistiche, dei numeri. Faccio ragionamenti semplici, no? Che credo che dovrebbero fare tutti gli italiani, anche coloro che hanno deciso di vaccinarsi. Perché guardate che siete solo all'inizio. A me, tra virgolette, un po' dispiace per voi, perché secondo me vi siete illusi che vaccinandovi o prendendo adesso il Green Pass era un modo per tornare alla normalità. Non c'è nessuna normalità se non la nuova normalità che stanno costruendo loro. Prima ce ne rendiamo conto e prima probabilmente ne usciremo veramente. Altrimenti continueremo a vivere in questa nuova normalità che è fatta di emergenze continue, di varianti, di epidemie o di altre emergenze che nasceranno da qui al futuro. Ma voi credete che uno strumento come il Green Pass sia una cosa, stanno facendo tutta questa fatica per introdurlo e credete che poi a un certo punto lo tireranno via? Ma veramente? Il Green Pass è un guinzaglio. Faccio anche un piccolo annuncio a quelli del mondo dello spettacolo o della musica che stanno invocando di tornare a lavorare, a fare i concerti con l'obbligo del Green Pass. Ma siete sicuri? State attenti perché poi non ve lo tolgono più. E quello è un brutto compromesso, certo avete bisogno di lavorare, ma allora cosa siamo disposti a fare per lavorare? Cosa siamo disposti a fare? Se vi diranno a un certo punto che la vostra giornata lavorativa non è più di 8 ore, ma è di 12, va bene comunque perché bisogna tornare a lavorare? In nome di che cosa? Attenti a scendere a questi compromessi. Fate due ragionamenti anche voi, non prendete la strada più facile, perché quella è la strada più facile. Allora, è così come dice Draghi, non ti vaccini, ti ammali, muori? No, e sfido qualunque scienziato soprattutto a invece mostrarmi che è così, che se non ti vaccini ti ammali, muori. Chi è che muore di Covid? L'ho fatto vedere altre volte, andiamo a vederlo di nuovo insieme, ma vi invito a guardarlo soprattutto a voi. Istituto Superiore della Sanità, sito ufficiale, non è che sto andando a prendere i dati da un blog qualsiasi. Vediamo chi muore. Caratteristiche demografiche dei deceduti. Il discorso è sempre lo stesso. Il presente report descrive le caratteristiche di 127.044 pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia, riportati dalla sorveglianza integrata. Okay? L'età media dei pazienti deceduti è 80 anni, questa è l'età media, vedete la mappa? Eccola qui, questa è l'età media, sotto i 40 anni praticamente sparisce, ok? E se poi andiamo a vedere ancora di più le patologie preesistenti in un campione di deceduti, sono queste qua, cioè il 67,5% dei pazienti deceduti da SARS-CoV-2 in Italia aveva 3 o più patologie pregresse, il 18% aveva 2 patologie pregresse, l'11% aveva una patologia pregressa, il 2,9% aveva 0 patologie pregresse. Ecco, signor Presidente del Consiglio Mario Draghi, chi è che muore da Covid, indipendentemente dai vaccini. È chiaro il ragionamento? È chiaro perché molti di noi non vogliono farsi questo vaccino o hanno dubbi a riguardo? Quando qualcuno ha chiesto a Draghi chi muore di Covid o quando lui ha fatto quella conferenza stampa avrebbe dovuto far vedere questi numeri, perché questi sono i numeri reali, sono le statistiche reali, queste dovrebbero far vedere in televisione. Sapete qual è la realtà dei fatti? La realtà dei fatti è che loro stanno perdendo. Questa è la grande notizia, questo è lo scoop di questa diretta. Loro stanno perdendo e sono disperati perché non sanno come venirne a capo. È per quello che continuano ad alzare l'asticella delle limitazioni, perché non sanno più cosa fare, perché probabilmente il signor Draghi e la sua combriccola era convinta che oggi, dopo tutti questi mesi di propaganda vaccinale, saremmo già stati al 90-95%. E invece non solo siamo ben lontani, ma giorno dopo giorno ci sono sempre più persone che si pongono delle domande e dose dopo dose ci sono sempre più persone non disposte più a stare al giochetto. Vorrei fare un riassunto di tutte le armi che hanno messo in campo fino ad oggi per arrivare a questo miserevole risultato del 75%.
hanno fatto un anno e mezzo di terrorismo psicologico attraverso tutti i media mainstream, nessuno escluso. Tutti. Un anno e mezzo di paura e terrorismo psicologico. Hanno coinvolto tutti i più grandi influencer e VIP italiani. Tutti, nessuno escluso. Lo spot, in televisione, sui social. Sono riusciti a far fare un appello al Papa. Il Papa ha detto bisogna vaccinarsi. Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, tutte le più alte cariche, tutti i partiti politici hanno comunque invitato tutta la popolazione a vaccinarsi per il bene comune. Oltre a questo, hanno fatto da un anno e mezzo una serie di iniziative basate sulle minacce, sui ricatti, sui premi, sulle sospensioni. Ciò nonostante, sono al 75%. Capite che stanno miseramente perdendo? Ciò nonostante, ogni settimana le piazze d'Italia si riempiono. Ciò nonostante, in questo momento, siamo in migliaia a condividere questi pensieri. Scusate, milioni. Siamo in milioni a condividere questi pensieri. Nonostante tutto questo. E allora Draghi dice che vogliono andare avanti. Perché? Perché il Green Pass è uno strumento che funziona ed è accettato dalle persone. Falso. E dice anche che è una soluzione più accomodante rispetto all'obbligo. Cioè tu togli il lavoro alle persone che non si vaccinano e hai il coraggio di dire una cosa del genere. Io non lo so come fate a guardarvi negli occhi. Lo dico al presidente Draghi. Come fai a guardarti negli occhi la sera quando vai a dormire? Come fai? Cos'è questo? Il fine giustifica i mezzi? Ma veramente? Cioè tu stai dicendo agli italiani che il Green Pass è una soluzione più accomodante rispetto all'obbligo, però se non se lo fanno gli togli il lavoro. Cazzo, ma e che cos'è se non è un obbligo questo? Che cos'è? Sapete che cos'è tutto questo? È giocare sporco. Il problema è che quando a giocare sporco sono le istituzioni, crolla tutto. Perché i cittadini non hanno più fiducia nelle istituzioni. E questo è un dramma. Perché quando succede questo si va verso una guerra civile. Si va verso purtroppo azioni di violenza che bisogna scongiurare. Probabilmente vogliono quello. Teniamo anche in considerazione questa cosa. Attenzione a non farci strumentalizzare. Io invito sempre alla pazienza, alla pace, alle iniziative civili e democratiche. Io comunque invito a farlo, ma non è che io sono un leader, per l'amor di Dio, non voglio assolutamente esserlo, e anche se lo fossi, non è che potrei spostare le masse, ok? Quindi, indipendentemente da quello che dice Matteo Gracis, secondo me le istituzioni e le autorità ora dovrebbero iniziare a fare questi ragionamenti. Si sta andando in una direzione pericolosa, e non perché lo dico io, perché l'Italia in questo momento è una pentola a pressione. Non potete obbligare le persone a fare delle cose se non le avete convinte a farle, tra virgolette, con le buone maniere. La scienza intesa come tale, non ha bisogno di obbligare. La scienza convince, punto, è un'altra cosa. Voi dovete convincerci della bontà del vaccino, dovete convincerci della bontà di queste iniziative, non imporle. Non funziona così, altrimenti crescerà una forma di resistenza. E se scrivete e dite queste cose, siete lontani anni luce dalla realtà. Ci sono dei ministri che un paio di giorni fa hanno rilasciato delle dichiarazioni dicendo la gran parte dei cittadini italiani sono responsabili, hanno risposto, si sono vaccinate perché vogliono il bene della collettività. Cazzate! La maggior parte dei cittadini italiani che si è vaccinata l'ha fatto perché li avete ricattati, perché li avete messi spalle al muro. E quelli che da oggi si vaccineranno e che non si erano ancora vaccinati ancora di più lo faranno solo perché altrimenti non li fate lavorare. Non state creando dei cittadini consapevoli e responsabili, state creando degli schiavi. Ma devo stare calmo, perché nonostante tutto, ve l'ho detto, stanno perdendo. Non fatevi coinvolgere anche voi da questa rassegnazione, da questo pessimismo. Lo so, non è un momento facile, ma è così, guardatevi intorno, non sanno più che cosa fare.
Non sono riusciti a convincervi né col Papa, né con Fedez, né con Bonolis, né con i calciatori, né con i premi, il gelato, la pizza in spiaggia, né con le minacce, né con le sospensioni dal lavoro. Non vi hanno convinto in nessun modo. E allora adesso devono cercare di alzare ancora di più l'asticella. Inoltre, sono anche dei codardi, perché se veramente avete la sicurezza della bontà di questo vaccino, fatelo, rendetelo obbligatorio. Rendetelo obbligatorio, così almeno poi ne rispondete, perché nel momento in cui lo mettete obbligatorio non potete più chiedere di firmare una liberatoria prendendoci noi la responsabilità, dovete prendervela voi, brutti ciarlatani, e invece non avete neanche il coraggio di farlo, perché siete dei ciarlatani, perché giocate sporco, state giocando sporco. Che cosa si può fare? Che cosa si può fare? Ci sono tante cose che si possono fare. Ci sono tante cose che si possono fare. Io lo sottolineo, lo dico chiaramente, non voglio invitare a fare nulla a nessuno, ok? Io non vi invito a fare niente, dovete farlo per vostra volontà. Matteo Gracis fa gli affari suoi, tra virgolette, e non vuole spingere nessuno a fare niente. Il mio unico consiglio a tutti è di mantenere la calma, la pazienza e, se volete, di esprimere il vostro dissenso in maniera pacifica e civile. Questo è il mio invito ufficiale a tutti quanti, sia chiaro. Detto questo, si possono fare tante cose. Io ve lo ripeto, io vi dico quello che faccio già da un anno e mezzo, da marzo del 2020. Io faccio tre cose soprattutto. Resisto, faccio rete e disobbedisco. Faccio queste tre cose e continuo a farle. Resisto nel senso che non mi faccio contagiare da quello che credo essere veramente il virus più pericoloso di questo momento, che è il virus della paura. Faccio rete vuol dire che sto in contatto con le persone con cui condivido i punti di vista, ma anche con quelle con cui non lo condivido. Faccio comunque rete, nel senso che mi sento, creo delle iniziative con loro, mi rapporto, mi confronto. Questo è il fare rete, ok? È mettere in piedi delle nuove realtà. Stanno nascendo tantissime scuole alternative, no? Quindi ecco, fare rete tra i genitori magari aiuta a fare quello. Fare rete tra gli amici che la pensano in un certo modo aiuta anche lì a comunque mantenere una vita sociale positiva. Questo è il fare rete. E poi disobbedisco, come? In tutti i modi possibili e immaginabili, a partire dal non pagare le multe che ricevo. Non esiste, non pago nessuna multa di quelle che riguardano la questione del Covid. Poi le altre sì, chiaramente sono un cittadino che paga le tasse, che non fa assolutamente porcherie illegali, ok? Però sulla questione del Covid faccio disobbedienza civile, come la faccio su altre questioni, anche come ad esempio, lo sapete, la battaglia per la cannabis libera, ok? Ecco, su queste leggi io disobbedisco e continuerò a farlo. Continuerò ad andare a cena nei ristoranti che mi accolgono senza mascherine, senza restrizioni, senza Green Pass. L'ho fatto anche durante il lockdown, l'ho testimoniato, perché per me quello non è infrangere una legge giusta, per me quello è infrangere una legge ingiusta. Per me in questo momento stiamo vivendo in un sistema pregno di leggi ingiuste e ingiustificate, e allora io le infrango nel rispetto totale delle altre persone. Questa è la disobbedienza civile. Quando una legge è ingiusta, può essere giusto infrangerla, come ci ha insegnato Thoreau, Gandhi, Tolstoi, Nelson Mandela, Malcolm X. Andatevi a studiare le loro storie se volete, così magari vi create un po' di consapevolezza in merito. Ora, che cosa possiamo fare concretamente? Innanzitutto possiamo aumentare, alzare quella pressione politica, no? Per far vedere, per far scoprire anche a Mario Draghi e a tutti gli altri che questo strumento non è uno strumento accettato dalle persone come loro pensano. Si torna in piazza domani, in penso una cinquantina di piazze in tutta Italia, e poi il 25 settembre alle ore 14 in piazza San Giovanni c'è una manifestazione nazionale. Il 25 settembre alle ore 14 in piazza San Giovanni a Roma c'è una manifestazione nazionale contro il Green Pass e contro queste limitazioni. Tutti a Roma per i diritti, il lavoro e la libertà del popolo italiano. Questo si può fare, questo si può scendere in piazza e va fatto, secondo me. Io lo faccio da mesi, continuo a partecipare a eventi sul territorio. C'è qualcuno che si sta muovendo per creare un nuovo referendum, per togliere questa porcata? E allora percorreremo anche la strada del referendum,
Io non credo molto nei referendum, però credo che sia comunque uno strumento che vada percorso, che vada utilizzato. Bisogna tentarle tutte. Ci sono degli avvocati che stanno portando avanti degli importanti ricorsi, che stanno portando avanti delle denunce importanti, ne segnalo due tra tanti, all'avvocato Fusillo e all'avvocato Sandri. Cercateli sui loro canali social, mettetevi in contatto, anche là è un modo di fare rete. Portiamo avanti anche quelle battaglie. Vediamo se prima o poi troveremo un giudice. Se prima o poi troveremo un giudice, vediamo. C'è lo strumento della disobbedienza civile, come ho accennato. E allora, nello specifico di questo Green Pass che adesso vorranno mettere obbligatorio per i lavoratori, signori miei, per quanto mi riguarda, mi possono dare le multe che vogliono, con quanti zeri vogliono, non me ne frega niente, che sia da 100 euro, da 1000 euro o da 1 milione di euro, io quelle là per me saranno carta straccia, farò i ricorsi, andrò avanti all'infinito, ma non le pagherò mai, ok? Quindi vedete voi, se io fossi nei panni di un lavoratore farei così, non mi piegherei a fare nulla che riguarda questa cosa qua. Nella disobbedienza civile ci sono tante cose che si possono fare, ci sono gli scioperi della fame, c'è il fatto di incatenarsi magari sotto alle porte di Montecitorio, probabilmente io lo farei se il mio lavoro fosse in pericolo, non lo so, perché poi ognuno di noi ha la propria storia, le proprie esperienze, se dovesse succedere io appoggerò qualsiasi persona dovesse fare una cosa del genere, ma il mio non è un incitamento, credo solo che alle persone nel momento in cui gli togliete il lavoro gli togliete la dignità e nel momento in cui gli togliete la dignità gli togliete quasi tutto. Sono tante le persone che non possono permettersi di dire io quel lavoro non posso perderlo. Mi rendo conto, questo discorso l'ho fatto ad esempio in passato dicendo siete ricattabili, correte a farvi il vaccino. In parte lo ripeto, ve lo dico, se veramente vi sentite ricattabili, avete l'ansia che prima o poi verranno a prendervi o prima o poi vi toglieranno appunto anche a voi il lavoro, questo o quell'altro, forse è meglio farvi il vaccino, così almeno vi togliete il pensiero. Però se invece non volete farlo a tutti i costi e il vostro lavoro è importante, ci sono tanti altri modi per cercare di fermarlo, di frenarlo, ok? Ecco, io vi ho detto un po' di cose, vi ho dato un po' di input, vi ringrazio per essere stato con me, per essere stati con me, vi vedo più numerosi che mai. Vi lascio ancora qualche spunto se poi qualcuno vuole approfondire, sempre per capire un po' quello che sta succedendo. Perché l'Italia, quando vi ho fatto vedere prima, nel 2014 era stata designata come capofila per le strategie e campagne vaccinali nel mondo? È una bella domanda. Però c'è un articolo interessante, datato 2017, scritto da il professor Ivan Cavicchi, docente all'Università di Tor Vergata di Roma, esperto di politiche sanitarie, lo ripeto, esperto di politiche sanitarie, che scrisse e pubblicò questo bel articolo sul Fatto Quotidiano nel 2017, quando il Fatto Quotidiano faceva ancora un po' di giornalismo, intitolato Vaccini, perché obbligare? Ecco i veri motivi della legge Lorenzin. Poi ve lo lascerò appunto nella descrizione del video, ve lo potete andare a leggere. Però ci sono questioni che riguardano la politica e l'economia. Io è da tempo che ve lo ripeto, la questione Covid-19, secondo me, non è una questione sanitaria o scientifica, è una questione politica ed economica. Sono là gli interessi che girano e sono là le decisioni che vengono prese, ok? Questo articolo lo conferma, andatevelo a leggere. E poi volevo farvi notare questo tweet interessante di Nino Cartabellotta, presidente del GIMBE. GIMBE, insomma, è una fondazione che va a braccetto col governo. E dice, quando i vaccini non erano accessibili a tutti, GIMBE ha sostenuto la necessità di rendere gratuiti i tamponi per ottenere Green Pass. Ora, con 10 milioni di dosi in frigo, proprio no. Avete capito? Avete capito perché non ci regalano i tamponi? Perché se ci regalassero i tamponi, la gente non si vaccinerebbe più. E se la gente non si vaccinasse più, scusate, si vaccinasse più, gli rimarrebbero le dosi in frigo. Cioè, siamo a questo livello, siamo a questo livello. E ciò nonostante, tanta gente continua a non porsi domande. Va bene, ok. Vi invito a lasciarmi un commento qua sotto, cercherò di leggerne qualcuno e di rispondere a qualcuno. Vi invito a condividere soprattutto questo video, a farlo arrivare ad altre persone per creare un po' di massa critica. Se volete tagliarlo a pezzettini, metterlo su altri social, siete liberi di farlo. Possibilmente non decontestualizzate quello che ho detto, non strumentalizzate le mie parole. Vi invito a
leggere e supportare l'Indipendente, che è il giornale che ho lanciato insieme a un po' di amici e colleghi alcuni mesi fa e che è Informazione senza padroni, con la quale stiamo cercando di fare un po' di sana controinformazione, un po' di sano giornalismo senza filtri. L'Indipendente.online, poi anche di questo vi lascio i link. Vi abbraccio di cuore, rimanete su come sempre col morale, perché la partita è tutta aperta e loro stanno perdendo. Loro inteso come i poteri forti, ok? Dobbiamo impegnarci a dialogare invece tra di noi, cittadini, anche con coloro, soprattutto con coloro che ancora magari la pensano in maniera diversa o sono convinti del fatto che i poteri forti stanno facendo tutto questo per il nostro bene. Lo so, pare ingenuo, ma in tanti ci credono ancora. Ciao ragazzi, alla prossima.